Ciao amici. Eden Streak. Stiamo facendo schifo, stiamo perdendo da molto tempo. No, in realtà no, ci sono delle partite che non ho registrato. Pochi secondi fa ne ho registrata una nella quale sono malamente morto dopo aver citato Mauro Biglino. E quindi volevo chiamare il video appunto Mauro Biglino. Did it. Cos'è che ci... Ah, poche memes, le memes, cioè, ma quell'oggetto di sterribile. Questo è un oggetto di Binding of Isaac, va bene. Comunque abbiamo... Questo è il nostro seed, 9 danni, 9 tears delay, 4 di danno. Infested. Dai, vediamo se ci droppa qualcosa. Mysterious paper. Attenzione, battaglione. Certo, non abbiamo più movimento, eh. Non abbiamo più vita, però abbiamo 6 di danno. 6 di danno non è male. Grazie a... Certo, abbiamo mezzo di vita. Dobbiamo recuperare assolutamente vita, se no non ci arriviamo alla fine di... Oddio. Ehi, che succe? Ehi, che succe? Quindi stavo dicendo, non provo... Provo a non insultare Mauro Biglino, vediamo che cosa succede in questo video. Magari non muoio subito come un idiota. Allora, l'oggetto attivo è un oggetto molto potente. Però non lo so usare bene, quindi non lo userò. Se lo prendiamo perché funge, in ogni caso ci dà un colpo in più a cui sopravvivere. E vediamo qual è il nostro... ma ancora. Quando sono morto con Mauro Biglino ho beccato questo al primo e al secondo livello, bene. Quindi la chiamerò la Mauro Biglino Run. No, perché perché ho citato Mauro Biglino? Perché prima di registrare questo video stavo guardando una live di Wannabe Buddha con il professor Kushito, con come tema appunto Mauro Biglino e le traduzioni così un po'... Io così un po' fantasiose che fa, ecco, della Bibbia. Siccome sono un grande fan di Biglino, nel senso che mi fa molto ridere, l'ho guardata. E niente, e quindi citavo questa cosa e sono morto malamente entrando in una stanza. E quindi mi sono immaginato che Sinvicta morirà così, cioè la sua run finirà così, la sua Eden Streak run. Vediamo, dai. Allora, qual è il nostro bisogno primario? Movement. Velocità di movimento ora. Ecco. E non prendere danni inutili. Comunque sì, come avete capito, io vi metto run a caso nelle quali cerco di non morire subito, perché nelle altre muoio davvero dopo un millesimo di secondo, eh. Questo è ottimo, Questo è un ottimo oggetto, è molto forte. Però è molto pericoloso. Se avessimo protezione dai danni, se avessimo Pyromaniac, sarebbe un capolavoro questa build. Vabbè, io qua lo uso, Vado. Tanto abbiamo bombe infinite. Piggy bank. Iniziamo così. Prendiamoci anche questo. The Aerobeat. Perché Epic Fit qua è molto molto forte. Dottor Fit, com'è che si chiama il soggetto che abbiamo appena preso? È molto forte, ma molto pericoloso. Però, oh, se vuoi vincere, insomma, devi rischiartela, ecco. Ok.
E poi dobbiamo assolutamente cercarci il secret room e cercare di rompere ogni cosa possibile. Che cos'è uno dei poteri più grandi di questo oggetto? A parte fare... Ha fatto un danno pauroso. Oh, finalmente un po' di movement. Ha fatto un danno... empty vessel. Va bene. Prendiamo empty vessel. Anche se non è attivo. Basta, andiamo. Dai. Allora, se non mi prendo troppi danni, cosa che succederà? Adesso usiamo di Eremit. Di Eremit. Prendiamo questo. Prendiamo ancora due monetine. Tanto, voglio dire, se non le usiamo qui. No, perché poi mi spiace se vi faccio vedere run troppo... Cioè, dove faccio davvero schifo come quella che ho registrato prima. Cioè, che non ho registrato prima. Alla fine durava davvero poco. Cioè, mi spiaceva comunque. Poi si sentiva male, c'era il volume del gioco troppo alto. Cioè, un minimo adesso, che almeno è come... Ottimo. Ottimo, perché adesso iniziamo a ragionare. Iniziamo a ragionare, gioco. Assolutamente. Ho scoperto prima un oggetto che non avevo mai usato, che ti permette di prendere quell'oggetto lì ed è... cioè di prendere quel soul art messo in quella stanza lì. Ed è quella sorta di mandibola. Big horn. Attenzione. Adesso va bene tutto, ma... Questo funziona su... Abbiamo preso l'oggetto, no. Andiamo nell'item room. Non funziona, non so se blood clot funziona, vediamo. Allora, uno è così. Mi sembrano uguali. Non funziona l'aggiunta di danno. Boh, non lo so, magari sì, eh. Epic Fetus qua, Dottor Fetus, è troppo forte. È forse l'oggetto esplosivo più forte del gioco, perché gli altri sono pericolosi. Quindi meglio non usarli o usarli con cautela. Poi, tra l'altro, Mysterious Paper invece non mi ricordo che cosa fa. Cosa fa Mysterious Paper? Dopo lo scopriamo, insomma. Vediamo che oggetto abbiamo utilissimo in questo item. Ormai noi non ci arrabbiamo. Allora, Hourglass lo prendo, cioè non è più forte assolutamente di quell'oggetto, ma io non lo so usare. Non so usare lì la manina, assolutamente. Quindi alla fine mi farei più male che altro. Invece Room Bag, ottimo. Vabbè, io faccio esplodere anche questo. Magari ci dà qualcosa. Tanto avevo bombe infinite. Dai, a 7 minuti e 22 non ce la stiamo cavando male, per fortuna. Ecco, il mio problema è che a differenza di Sinvicta, io se inizio male continuo malissimo. Invece devo iniziare bene questo gioco per riuscire a vincere. Catacomb 2, questo lo facciamo esplodere così. Ma non prendiamo gli oggetti, ho sbagliato. Non volevo. Mamma mia. Dai, Magic Mushroom, dammi Magic Mushroom. No, Ok. Ecco, queste sono... vabbè, dai. Tanto rispetto a Mysterious Pie perché non mi ricordo cosa fa. Questo almeno... dai, qua ci dà Magic Mushroom, vero? No, niente. Qui c'è qualcosa? Sì. Ok, item room. Oh. Che danno fa Epic Fetus? Come si chiama? Epic Fetus o Dottor Fetus? Dai, uno dei due. Fortissimo. Va bene, non lo usiamo. Questi li rallentiamo. Ecco, questa combo rallentamento è ottima. Questo perché forse ci può dare Bomber Boy.
Però teniamo certamente Hourglass, che è fortissimo. Adesso andiamo nello store, abbiamo 27 monete. Ottimo, direi. Dai, dai. Oh, bravo. Anzuz. Beh, lo usiamo dopo, Anzuz. Qui mi sono fatto colpire perché sono stupido. Ma non mi sto arrabbiando, assolutamente. Beh. Questo dovrebbe, mi pare, aumentare il drop dei Soul Art, credo. Quindi ottimo. Vabbè, prendiamo una chiave. Beh, questo ci fa prendere. No, però abbiamo Empty Vessel, non ci interessa mantenere i nostri cuori, va bene. Niente, non prendiamo nulla. Perché con il coupon potete prendere anche i patti col diavolo gratis, ma a noi non interessa. Oh. Lui ci dà un drop del patto col diavolo, vero? E oh, basta, eh. No, non assolutamente no. Patto col diavolo inutile. Andiamo giù. 10 minuti e 27, dai. Siamo veloci, eh. Qua usiamo visione se si può. E si può. Ok. C'è un mini boss. Ci interessa il mini boss? Perché no? Chi è? Vabbè. Ce lo mangiamo, dai. Rallentato. Ecco, non si capisce. Cioè, ci sono oggetti fortissimi, tipo appunto il broken stopwatch. E poi c'è questo oggetto inutile. Però vabbè. Cioè, non è male. Però cosa si fa a stoppare per 10 secondi la storia? Quando il broken stopwatch blocca le boss fight intere. Non ha nessun significato. Comunque, ecco, morivo tipo in una stanza così. Entravo e andavo direttamente sulle esplosioni. Io mi immagino davvero così la fine della streak. Yeah. Oh. Dai. Blank card era subito. Assolutamente, immediatamente. Blancardiera, sempre meglio. Humble Bundle, Blancardiera. Dai. Chi siamo noi? Dai, questo magari è un double. Un Two of Diamonds. Ace of Spades. No. Però, vabbè, possiamo raddoppiare questo se vogliamo. Vediamo Ace of Spades di qui. Raddoppiamo le cariche. Ma sì, magari ci possono servire. Altra carica che possiamo raddoppiare tornando di là adesso. Ah no, non è qui. Come vi dicevo, il gioco va rotto, cioè è inutile, dovete romperlo sto gioco, sennò non vi sarà mai amico, quindi che scusa, no? Anche Blankard Justice non è male. Vi dà un sacco di consumabili, però al momento a noi non interessa. Oh. Ecco. Ok, raddoppiamo. Adesso abbiamo cariche infinite. Così. Uno dei modi più semplici di rompere il gioco, insomma. Adesso vediamo come usarlo, però. Possiamo usarlo con le monete. Adesso possiamo raddoppiare con le monete là. Oppure. Iwas. Possiamo raddoppiare le monete. Lo rompiamo sto gioco? Dai, dai.
raddoppiamo ancora. Mai più di così, perché dopo... Ah no, no, di qua non si esce. Dopo fanno casino queste robe qui. Allora, vediamo cosa possiamo raddoppiare. Cosa raddoppiamo? Raddoppiamo le monete qua, va? Così ad avercele infinite. Ma così è un piccolo break. L'ho presa per sbaglio, scusate. Un piccolo break. Break del gioco. Così, ma per non farci mancare niente, insomma. Ci compriamo lo shop. Facciamo qualche giro, non lo rompiamo completamente perché non abbiamo tutto questo tempo, ma e poi c'è Curse of the Maze che è noiosissimo, ma sappiate che si può fare. Molto semplicemente, bastano una combo a due componenti. Insomma, basta che avete Blankard, ieri trovate una carica, via. Adesso lo raddoppio ancora una volta e basta. Poi prendiamo gli oggetti. Anzi, vediamo cosa c'è nello shop, va? Sì. Beh. Che dire. Follettini e follettine. Al massimo andate avanti veloce se vi siete rotti di questo... questa cosa, andate avanti. Dai, basta. Mi sono rotto anch'io. Prendiamoli. Arriviamo. Ancora un raddoppio, eravamo a 100 monete, insomma. Ci voleva poco. Andiamo nello shop. La batteria da 7 la prendiamo? Ma sì, direi di sì. Perché alla fine può essere utile con Blankard. Anche questo è buono. Va bene, dai. Va bene. Ma l'oggetto, perché non dice che non siamo entrati? Siamo entrati, no? No? Ah no, forse no. Questo con il coso effettivamente è forte. Però anche questo è forte. E Iera mi piace di più, perché poi magari troviamo l'Emperor Card e siamo a posto. Va bene, dai, andiamo a battere il boss che si trova là sotto, vai. Andiamo. Poi abbiamo anche Rune Bag. Se lo stava portando in giro, cosa sta succedendo? Vabbè, usciamo, dai. Ecco, un altro potere di questa build è questo, che si può uscire quando si vuole dalle stanze. Poi Curse of the Maze ci rimanda dentro, però... Mannaggia Mauro Biglino. No, non mi devo arrabbiare. Neanche con Biglino. Ce la facciamo? Oh. Questo è il potere del professore che ci fa soffrire così tanto. Dai, basta. Lui sì che ci dà un drop del patto col diavolo. Ecco. Beh, questo lo usiamo, cioè non c'è niente da fare. Vabbè, Gimpy non è male. Il resto, insomma, un po' inutile. Dai, proviamo. Paralysis. Questo? 48 hour energy. Oh, Tears Up è buono. Va bene, abbiamo questo. Balls of Steel, vabbè, gioco rotto di nuovo.
Anche il Tirsap avremmo potuto raddoppiare, ma abbiamo bolso stile infiniti. Bene, andiamo avanti. Va bene, va bene. Come si rompe il gioco con Blancard. Tra l'altro Ace of Spades. No, però questo è buono. C'è un'altra combo ottima. Cosa? Ah, era invisibile. Pure Pertro. Insomma, ottimi oggetti. Vabbè, per ora ci prendiamo Pertro. Va bene. Oh, basta. Non mi sto arrabbiando, eh. Però, insomma, gioco, comportati bene, ecco. Questi oggetti li lasciamo lì, bene. Sono stupido? Sono stupido perché stavo pensando che non ci fosse mamma ancora, perché sono... Vabbè, fa niente, dai. Amen. Abbiamo vinto lo stesso. Però abbiamo saltato, ecco, più che altro una... un item, almeno credo. Abbiamo saltato, sì. Quindi... perché faccio schifo a questo gioco? Beh, perché faccio casini. Allora, vabbè. Così. Finalmente. Prendiamo entrambi perché possiamo. Ho tratto The Pact molto buono. Ah, vabbè. Abbiamo perso il coso, ma tanto non l'avremmo potuto fare. Cioè, non l'avremmo fatto, insomma. Però adesso abbiamo antivessolo almeno. Oh dai, basta. Sì, 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 Steven, lo prendiamo. Va bene, le monete non ci dovrebbero servire. Però, dai, di nuovo. He was. No, niente. Vabbè, usiamo anche Iwas l'altro, dai. Prendiamo, teniamoci Pertro. Ah, Dio. Sto facendo un casino colossale di... Quindi Mauro Biglino questa volta sta venendo... Lo sto sconfiggendo, insomma, questo mi state dicendo. Non sta vincendo lui? No, in realtà no, perché sto prendendo più pizze di un forno a legna al sabato sera. Vabbè, dai, torniamo. Intanto qua non c'è niente. Andiamoci. Cosa ne pensate di Mauro Biglino? Ormai è diventata... una roba su di lui. Range up. Lemon Party, vabbè. Lemon Party, non cercatelo su YouTube, tra l'altro. No, non cercatelo su Google. Sì. Fatto, sto facendo schifo da 1 a 500.000. E perché proprio 500.000? Oh, abbiamo trovato il boss, va.
Pertro o Ansuz? Anche Ansuz è buono. Però, Pertro. No, oddio, no. Non la matriarca. Ancora no. Terribile questo. Il boss più stupido del gioco. Chi l'ha inventato deve avere dei. Mi sto arrabbiando? Non mi devo arrabbiare. Però davvero no, è davvero un boss inutile comunque. Oh, Tears Up, finalmente. Ah, avremmo potuto rirollarlo. Sì, fa niente. Amen. Non c'ho. Stiamo. L'unica cosa, abbiamo bisogno di punti di Soul Art, ma per il resto stiamo vincendo. Due la K, addirittura. Ah, forse perché abbiamo Humble Bundle. Potere più grande di questa build. Poter saltare le stanze. Quando si riesce, insomma, a saltarle. Ehi. Questo è uno di quelli che ci interessa? Sì. Non servono mai a niente queste cose che fanno. Queste stanze qua sono inutili, sono sempre in perdita, però vabbè. Con questa build, insomma. Ce la cavicchiamo, ecco. Ciao, ma raccontatemi un po' di voi che siete arrivati fino a questo punto di questo video noiosissimo. Cosa state facendo di bello nella vostra vita? Come avete conosciuto Isaac? Cioè, ci avete mai giocato più che altro? Perché credo che molti guardino video di Isaac senza aver mai giocato ad Isaac. Questa stanza è orribile, non l'ho mai vista. Davvero? C'è una stanza del genere in sto gioco? Chi è che l'ha inventato? Un pazzo! Quasi come questa, oh. Dio, onnipotente. Isaac è un gioco che non perdona. Comunque, ci avete mai giocato? Io l'ho scoperto tanto, tanto tempo fa. Mi piaceva molto. Mi è piaciuto l'idea e quindi poi ho deciso di comprarlo. Ci ho giocato tanto tempo. L'ho finito, poi dopo l'ho abbandonato, poi l'ho riscoperto qualche mese fa. Tanto grazie a Gimp che ci dà gli oggetti, ci dà, ridà Soul Art che perdiamo come degli idioti. Ma sapete che è quasi quasi un patto con l'angelo, con Pertro. Va bene. 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 Niente. Ah, potevo uccidere l'angelo e usare Pertro sul suo oggetto. Certo, potevo. Vediamo sempre se c'è un Balls of Steel. I'm excited. Speed down. Ma va bene. Chi se ne frega. Oggi prendiamo le pillole così. Le prendiamo tutte. Two of Hearts, non serve a nulla. Sì, insomma. Ci avete giocato a sto gioco o no? Questo è l'importante. E secondo, avete mai pensato di fare un Eden Run? Eden Streak Run? Se no, perché? Siete intelligenti, evidentemente. Comunque moriamo, ve lo dico, perché sto giocando un po' troppo a caso. Davvero?
Vabbè, questa stanza ce la facciamo. Tanto non droppano niente di buono questi. No, beh, dai, Mr. Mega. Cosa è successo? Libertà. Sa cosa dice sta canzone? Oh. Qualsiasi stanza prendi, di direzione prendi, è sbagliata, incredibile. Ma sì, va bene anche Amnesia, tanto la sappiamo a memoria la stanza, la strada. Guarda come moriamo, come degli stupidini. No, meglio... Comunque mi piace. Avremmo potuto, sì, è vero, avere più soul art con Degas. Sto davvero giocando a caso. Però speriamo di... essere graziati dal gioco, dai. Cosa che non succede mai, perché... è un gioco cattivo, Isaac. Vorrei un Iera, è possibile? Lucky tu. Se no mi tengo Pertro, eh. Cosa è successo? Questi colpi a caso del gioco. Vabbè, dai, anche se morissimo qui va bene. Tanto non so se Mr. Mega si somma a Dottor Fetus. Se vanno in combo oppure no. Chi lo sa? Perché Mr. Mega fa raddoppia il danno delle bombe per due volte e mezzo, mi sembra. Bene, dai, siamo arrivati fino a... Vediamo che oggetti ci dà. Curse of the Blind, non me ne frega, li prendo lo stesso, basta. Tanto moriamo, se no. Questo non cambia nulla, vero? Ok. Questo non è male. Questo è ottimo, in verità. Splash. Cosa buona che Tiny Planet non ha effetto con Dottor Fetus. Sono stati graziati. Però moriamo qua lo stesso. Lo dico. Cosa potrebbe salvarci? Ma in verità nulla. Forse una... Beh, però morire qua davvero, è davvero brutto, eh. Davvero brutto morire qua. Uccisi da voi da Grid, tra l'altro. Ah, proviamo. Pertro. Infami. Va bene, infami non è male.
Oh. Vediamo, dai, vediamo fino a dove riusciamo ad arrivare. Forse questa stanza, forse la stanza dopo, chi lo sa. Questa stanza è orribile. Ah. Ci ho provato. Vabbè. Almeno siamo arrivati a 32 minuti, dai. La prossima run la facciamo su questo. Va bene. Arrivederci.